Ieri il prefetto di Caltanissetta ha incontrato il comitato spontaneo dei cittadini di San Cataldo, il sindaco Modaffari e la giunta. In pratica sembrano tutti soddisfatti perché arriveranno i 95 extracomunitari alla casa del fanciullo, però il prefetto ha assicurato che ci sarà sorveglianza nella zona tramite carabinieri e polizia. Fratelli d'Italia però dice, e le firme che sono state raccolte, le circa 6.000 firme, i cittadini che hanno detto no perché vicino c'è una scuola e c'è una palestra, queste firme non contano più per il comitato spontaneo? Hai detto benissimo, a noi sembra quasi fuori dalla realtà quello che ieri è accaduto in prefettura, perché non si può sostenere, non si possono raccogliere delle firme chiedendole ai cittadini, chiedendo la fiducia dei cittadini, raccogliendone assieme a noi oltre 6.000 su un'idea che noi riteniamo corretta, cioè che nella casa del fanciullo non è possibile fare un centro d'accoglienza straordinario. È palese perché c'è la scuola là vicino, perché non c'è illuminazione, per tutte le cose che abbiamo detto e che anche altri hanno detto. Se si chiede ai cittadini di firmare contro questa eventualità bisogna essere conseguenziali. Per quanto noi ci riguarda, noi abbiamo iniziato questa battaglia molto prima di questo pseudo comitato spontaneo, molto prima di altri. La continueremo sino in fondo, tra l'altro proprio oggi abbiamo ricevuto tantissime chiamate dal quartiere, tantissime chiamate dai cittadini di San Cataldo, perché è chiaro che c'è questa paura, che non è una paura che viene instillata, è una paura reale. La gente deve stare serena perché Fratelli d'Italia non ha niente a che spartire con questo, né col comitato spontaneo né con tutti quelli che prima hanno provato a carpire la fiducia delle persone e poi adesso va tutto bene. C'era bisogno di raccogliere 6.000 firme? Non credo. E allora o facciamo politica seriamente o ci crediamo nelle cose oppure facciamo altro. E allora io dico, i cittadini di San Cataldo hanno perfettamente ragione quando pensano che possa finire a San Cataldo come è finita a Caltanissetta. Basta aprire oggi qualsiasi giornale online, su qualsiasi televisione e vediamo ieri sera giovane prostitute persino in centro, e un altro ha spacciato un locale, cioè siamo in piena emergenza nonostante si cerca di nasconderlo. E quindi come vi muoverete? Allora noi terremo altissima l'attenzione, credo che promuoveremo un presidio permanente davanti la casa del fanciullo, anche perché peraltro devo dire che nonostante tutto il prefetto ha dato anche un assist, ha detto che sì, è stata giudicata in maniera provvisoria, ma ci devono essere altri passaggi. Allora noi riteniamo tra l'altro che questi passaggi ci stiano tutti, nel senso che oltre a quello alla prima fase c'è una seconda fase dove bisogna valutare intanto se questo consorzio per esempio paga i propri dipendenti. Noi abbiamo certezza che per esempio a Caltanissetta e altrove ci sono state difficoltà, abbiamo certezza perché già è capitato a Caltanissetta in un altro centro gestito dallo stesso consorzio, ci sono state delle lamentele da parte dei migranti e una sorta di rivoluzione, rivolta a Via Niscemi, se un po' tutti lo ricordate, per cui ancora le condizioni non ci sono. Noi abbiamo, devo dire, fiducia anche in Modaffari, che tutto sommato rispetto a queste altre persone si è mostrata una persona coerente.